Da oggi, lunedì 7 settembre, il tram non funziona più all'Arcella e non funzionerà almeno fino a quando non verrà installato il nuovo ponte Sarpi-Dalmazia. Noi vogliamo percorrere con voi un'Arcella senza tram. È quasi completato il tunnel sotto l'autostrada e il parcheggio scambiatore nord che collegherà la linea tranviaria a Ponte Vigo d'Arzere. Collaudi e prove di carico saranno effettuati invece nelle prossime settimane al cavalcavia Sarpi-Dalmazia, che al momento è già appoggiato e presto verrà asfaltato. Inaugurazione prevista il 30 ottobre prossimo, salvo imprevisti. E nel frattempo viabilità alternativa da creare e suggerire agli automobilisti che stanno mettendo a punto gli uffici comunali per evitare il cavalcavia Borgomagno. Cavalcavia che oggi non ha visto il passaggio del metrobus, ma gli operai al lavoro che stavano risistemando la viabilità. Da domani, infatti, cavalcavia sarà riaperto al traffico con due corsie per senso di marcia. E questo cambierà in modo davvero significativo il rapporto fra la città e l'Arcella, perché avremo la possibilità di avere due cavalcavie, cosa che non è mai successo. E se penso in prospettiva che per febbraio del 2011, quindi un anno e mezzo, anzi un po' meno, avremo anche un terzo cavalcavia, che è quello che abbiamo, anzi oggi cominciano i cantieri veri e propri, anche là, quello dietro alla fiera. Insomma, uno dei problemi annosi, un cruccio che è sempre un po' è stato presente in tutte le amministrazioni per 30 anni, comincia a trovare la soluzione, anzi nel giro di un anno e mezzo avrà la sua definitiva conformazione. Per ora dunque il tram continuerà a partire dalla Guizza e si fermerà temporaneamente in Piazzale Stazione. Quando verrà posizionato un nuovo cavalcavia, verrà invece completata la linea 1 del tram e verranno cambiati anche i tragitti degli autobus numero 4 e 19 che faranno capolinea nel nuovo parcheggio scambiatore di Ponte Vigo d'Arzere. Terminati questi lavori, potrà aprirsi il cantiere della linea 2 che dalla stazione porterà a Volta Barozzo passando per gli ospedali.